Ciao a tutti gli ascoltatori di Blogos Web Radio, io sono Francesca ed oggi intervisterò per voi i piccoli e grandi campioni dello sport di Casalecchio dintorni. Iniziamo questo ciclo di interviste con Elena Girau, atleta della squadra juniores di Synchro Roller della Masi, squadra che lo scorso 16 marzo a Montecatini si è aggiudicata il titolo nazionale italiano nella sua categoria. Ad essere campione d'Italia. È un risultato bellissimo, soprattutto dopo 2 anni che ci siamo viste prendere il titolo da sotto il naso. È stata una bella emozione. Spiegaci un po', per tutti i nostri ascoltatori che non sanno bene cos'è il Synchro Roller. Il Synchro Roller è una squadra di pattinatrici da bambine piccolissime che vanno dagli 10 anni fino a delle mamme che hanno 35 anni e passa, e che si occupano di diverse specialità di gruppi sui pattini, e in particolare la specialità con la quale abbiamo vinto i campionati italiani è il pattinaggio sincronizzato, che è un po' come il nuoto sincronizzato, però è sui pattini, si fanno tante figure, bisogna stare molto ordinate e bisogna essere tutti uguali. Quante siete nella vostra squadra? Noi siamo in 23. Mamma mia, ma pattinate tutte insieme, tutte le 23? Sì, 20 in pista e 3 di riserva, esatto. E un'altra domanda, da quanti anni pattini? Per arrivare a questi livelli di pattinaggio, tu quanti anni hai prima di tutto? Io 17 anni, pattino da 9-10 anni, quasi 10 insomma. Quanto era la settimana dove allenavi? Troppe, le 10 ore più o meno le sfioriamo tutte. 10 ore a settimana? Più o meno sì. E dici un po' anche, com'è che hai cominciato a pattinare? Com'è successo? Cosa ti ha spinto a cominciare? Ma io sinceramente casualmente facevo ginnastica ritmica e poi mi sono stancata di fare quello, mia mamma mi ha portato a pattinare e da lì sono sempre rimasta qua. Ho capito. Le ultime domande, cosa diresti se tu volessi consigliare il pattinaggio sincronizzato ad una tua amica? È uno sport che ti permette di pattinare in gruppo e quindi di conoscere tante amiche. Io con le mie compagne sono amica, esco anche fuori dagli allenamenti, insomma è una possibilità di vedere posti nuovi perché viaggiamo tantissimo e di conoscere tanta gente e di provare tantissime emozioni come abbiamo fatto noi la settimana scorsa. Per i prossimi impegni quali saranno? I prossimi impegni, i campionati europei ad Hanau in Germania all'inizio di maggio e poi dopo esibizioni estive e a novembre prossimo i campionati mondiali in Cina, se ci andiamo. Beh, in bocca al lupo per tutti gli impegni, per tutte le vostre prossime gare. Grazie. E ci saluti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, speriamo che vi sia piaciuta questa intervista e speriamo che verrete tutti a pattinare. Questa era Elena Girau per voi, un saluto a tutti e a presto da Francesca.